Ecco, dopo la pausa pubblicitaria siamo rientrati in studio a Salutaria per parlare di problemi legati all'età evolutiva. Adesso con il nostro ospite, il dottor Giuseppe Grillone, pediatra, vorremmo mettere sotto focus l'aspetto odontoiatrico. Ecco, l'odontoiatra è uno specialista per cui eroga consigli, terapie, però è molto importante il tandem con il pediatra. Quindi ecco, i problemi legati alla odontoiatria, allo sviluppo dell'apparato masticatorio sono dei problemi caldi. Ecco, in che maniera coinvolgono il pediatra, dottor Grillone? Beh, oserei dire sin dall'inizio, perché la mamma ha la prima cosa che viene per fare, non essendo abituata, soprattutto la primipara, che per prima diciamo partorisce un primo figlio e che sostanzialmente ha una prima esperienza, cerca di far star buono il proprio figlio in ambulatorio, e la prima cosa che fa, infila il ciucciotto in bocca. Questo è il succhio da vizio, Questo ovviamente è un argomento come l'uso anche del pollice o delle dita, per esempio. Proprio ieri simpaticamente ho visto una bimba che si autoconsolava infilando l'indice e il medio in bocca e non accettava altro. Comunque, morale della favola, il bambino tendenzialmente porta diciamo, bisogno e quindi porta qualcosa in bocca o glielo viene messo in bocca per come dire, sedare quell'ansia del genitore stesso o comunque quello stato di disagio del bambino. Questi che sono i ciucci da vizio o comunque l'uso del pollice possono costituire, fra virgolette, e qui i telespettatori potranno capirmi meglio perché ormai è argomento abbastanza diffuso, un apparecchio ortodontico in senso negativo. Cioè, quindi cosa si dice alla mamma? Mi raccomando signora, il ciuccio da vizio dobbiamo levarlo entro i 3 anni e il dito, linee di pensiero dicono possibilmente un po' prima, perché poi il pollice è un qualcosa che non puoi levare perché è ovviamente legato al corpo del bambino, ma morale della favola, questo fa sì che noi si debba debellare un'abitudine, una sorta di riflesso condizionato del bambino stesso. Ecco, questo effettivamente fa parte un po' della prevenzione delle malocclusioni, quindi è un aspetto molto importante in cui odontoiatra e pediatra giocano una collaborazione terapeutica. Esatto. Ecco, per quanto riguarda diciamo le tappe evolutive della crescita e quindi dello sviluppo dell'apparato masticatorio, dei denti e della bocca, quali sono diciamo gli aspetti che il pediatra tiene in considerazione maggiormente? Ed ecco, arriviamo poi a quello che è il nostro aspetto, soprattutto italiano, che chiaramente il modo di fare pediatria in Italia, che devo dire con un certo pizzico d'orgoglio, è un modo di fare la specialistica grazie agli eccellenti colleghi che coprono il territorio e chiaramente a servizio della popolazione, e con il sistema sanitario che ha creato anche questa figura del pediatra di libera scelta, certo. si sono messi anche dei puntini sulle i su come bisogna seguire questi bambini. Quindi io ho soltanto fatto una premessa molto, molto così en passant su quello che è il consiglio volante dietro la scrivania. La cosa importante è ricordare che il cavo orale è ovviamente un complesso osteoarto-muscolare dove c'è una compromissione nervosa, cioè è una prima camera del sistema digestivo e a cui va dedicata tutta la nostra attenzione, quindi dalle prime battute e fino ad arrivare al fatto che proprio, e voglio ricordarlo perché la nostra nazione ha riconosciuto come dire, questa voglia, questa necessità di coprire l'assistenza sanitaria ai bambini, all'età pediatrica, attraverso un accordo collettivo nazionale che è stato sancito nel lontano ormai 1981, ecco, però passo dopo passo, anno dopo anno, si è arrivati alla necessità di capire fra le varie necessità primarie, ma che se, cosa veramente è. Fra queste, quella odontoiatrica,
Tant'è vero che nel 1995, proprio nel nuovo accordo collettivo nazionale, sono stati introdotti i bilanci di salute, cioè prendi la popolazione pediatrica e filtrala tutta, cosa che in effetti non viene fatto dai 14 anni in su. Questa cosa molto importante fa sì che l'attenzione al bambino ha fatto scoprire ha dato possibilità allo stesso pediatra di puntare il dito su delle problematiche che molte volte venivano un po' dimenticate, fino a quando poi lo stesso paziente quasi quasi autonomamente prende iniziativa e va direttamente, giustamente, dal dentista. Noi ovviamente vediamo una bocca in evoluzione, un'evoluzione che può essere ovviamente fisiologica, ma quasi mai lo è completamente, perché può manifestare dei dismorfismi, e fra questi io mi sono permesso di fare una slider dove ricordo quelli principali, che va dall'affollamento dentario alla seconde classi con biprotrusione a diastemi. Diastemi sono i famosi, il famoso sorriso simpatico, no? Questa distanza fra i denti, ecco, che anche questa merita una sua attenzione, al morso aperto, cioè al fatto che questa camera, che è una camera digestiva, ha nei denti una parte importante della funzione digestiva, cioè una dentizione che sia completa e che sia funzionante, mi dà la possibilità di far sì che il cibo sia ben masticato e quindi giustamente digeribile. Questo abbiamo dalle seconde classi di protrusione superiore al morso profondo, terza classe con morso crociato, terza classe con protrusione inferiore. Morale della favola: quello che noi guardiamo quando guardiamo un bambino dall'inizio è un po' il profilo. Certo. Il profilo già ci dice moltissimo, no? È inutile citare gli overbite, gli overject, cosa vuol dire? Cioè questa, guardare la distanza che c'è fra gli incisivi superiori e inferiori. Queste misure che sono molto importanti, sono le prime cose, però la cosa fondamentale è soprattutto che si inneschi questo rapporto fra il pediatra e il dentista, e che il pediatra puntualmente faccia, come fa normalmente, questo filtro, tanto da dare la giusta indicazione al genitore, che liberamente sceglierà dove andare e soprattutto dove rivolgersi e farsi seguire per certo. quello che sarà l'evoluzione. Certo. Quindi insomma è un gioco di squadra, ecco, che si fa tra specialisti, l'odontoiatra e il pediatra. Ecco, per quanto riguarda proprio le principali categorie, di patologia odontoiatrica che hanno un interesse pediatrico, quali possiamo annoverare? Ecco, ci sono le malocclusioni, quindi abbiamo detto. Ecco, una cosa molto importante, ecco, è veramente molto diversificato l'argomento in ambito odontoiatrico e odontostomatologico. Nell'ambito di questa evoluzione del cavo orale, che è come quasi, mi permetto di dire, un centro commerciale in costruzione, un centro commerciale in costruzione che deve crescere non solo con una certa velocità, ma deve crescere anche subendo degli insulti esterni, e quindi bisogna affidarsi con fiducia al dentista e all'ortodonzista, perché faccia proprio uno studio. Io spiego ai pazienti, oserei dire architettonico e prospettico. Fra questi però entra di forza una figura che è fondamentale, e di cui ho voluto infatti prendere fra le varie problematiche un qualcosa che è, non dico consueto, direi all'ordine del giorno, che è lo specialista otorino laringoiatrico. Ecco, dottor Ghiglione, ci fermiamo proprio su questo per qualche istante, riprenderemo proprio da qui perché l'argomento è molto interessante, un po' di confine tra varie specialità. State con noi, a fra poco a Salutaria. Così accoglienti da sentirti a casa.
così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Eccoci rientrati in studio a Salutaria, stiamo oggi parlando di problemi legati all'età evolutiva. Ecco, siamo qui oggi in compagnia del dottor Giuseppe Grillone, che è venuto ad aiutarci, diciamo, a comprendere, a capire quali siano i problemi più importanti legati all'età evolutiva, e stiamo adesso affrontando un problema molto caldo, che è quello della collaborazione tra specialisti per quanto riguarda i problemi legati all'odontoiatria. Quindi abbiamo accennato alle malocclusioni, che quindi hanno una valenza sia funzionale, masticatoria che estetica, ma poi c'è qualcosa di più, perché attorno alla bocca e allo sviluppo dei mascellari sono legate altre funzioni. Ecco che allora, ecco, stavamo dicendo che è coinvolto a pieno titolo un altro specialista. Ecco, sicuramente lo specialista che diciamo, a buon diritto entra in questa multidisciplinarietà che è fondamentale, perché così come è fondamentale è interloquire, parlarsi fra vari specialisti, che cosa che nell'ambito della medicina avviene sempre più spesso, per fortuna. Che, ecco, la cosa importante è ricordare che quando il pediatra fa il filtro, e parlando di filtro è stato messo a punto dalla Società Italiana Pediatri, dalla FIMP, dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, insomma una sorta di filtro ulteriore che ancora non è stato completamente messo in opera, ma che comunque è in cantiere, cioè di quella che è la scheda odontoiatrica che il pediatra stesso dovrebbe prendere cura e soprattutto quantomeno passare come testimone al collega odontoiatra e coinvolgendo anche l'otorino. Perché? Perché nel fare una buona visita pediatrica, la cosa importante nel fare l'esame obiettivo del cavo orale, spesso lo ritroviamo, ecco, adesso colgo solo quello che in questo momento mi pare interessante, dei palati così difformi, cioè diversi da quello che dovrebbe essere la fisiologia, cioè ogivali. Voi immaginate di entrare in una chiesa gotica, no? E di vedere questa volta, lo è in quanto il gotico che diceva iter mentis ad Deum, questo voler volgere verso il cielo, no? E che nell'ambito di una chiesa gotica va gran bene, perché è lo stile, ma nell'ambito di un palato assolutamente no, perché va a occupare delle vie respiratorie superiori. Qui vediamo un quadro abbastanza fisiologico, si possono distinguere le adenoidi in alto a destra nella via respiratoria alta, mentre a destra abbiamo un'ipertrofia adenoidea, no? E poi anche tonsillare, perché nel disegno vuole essere stata rappresentata questa. Ma immaginiamo che il palato sia spostato in alto, quindi già la via respiratoria ha delle sue problematiche. Se il palato è spostato in alto per questo dismorfismo, per questa, certo, diciamo, differente costituzione rispetto a quella che è la media, quindi usciamo
dal seminato, allora il problema diventa veramente importante. Questo vuol dire che il bambino comincia a russare, che sentirete il termine roncopatia, ecco, comincerà ad avere dei problemi che sono stati definiti OSAS, che sono i disturbi respiratori che possono comportare anche un sonno che ovviamente tribolato e ovviamente un alterato comportamento diurno, quindi un bambino che è più nervoso, morale della storia. Il far parlare o parlarsi tra il pediatra, l'odontoiatra, l'ortodonzista e l'otorino è fondamentale per raggiungere insieme un risultato ottimale. Certo. Cioè intervenire ove si può e come si deve, perché se io con un buon intervento ortodontico riesco e con le buone apparecchiature che adesso abbiamo, anche perché una delle domande frequenti che viene posta in ambulatorio è: oddio, che cosa gli metteranno in bocca? Ecco, c'è da dire che l'odontoiatria e l'ortodonzia hanno raggiunto dei livelli veramente eccezionali, per cui abbiamo dei sistemi che non vanno a turbare, non vanno ad essere così invasivi come si può pensare, quindi rilassiamoci in questo senso. Discutere con l'otorino fino a che punto è sua competenza, perché lui stesso ci dirà se l'intervento odontoiatrico dell'abbassamento, per esempio, di questa volta gotica, sì, attraverso un apparecchio che conosco per essere l'espansore rapido del palato, sì, che è un classico dei classici, ecco, io riesco a ottenere un buon risultato, oppure se proprio necessario lui debba intervenire, ed ecco la figura a sinistra chirurgicamente, ma quella attiene all'otorino, dovendo asportare, fare questa adenoidectomia, ecco, o tonsillectomia, e migliorare il quadro. Quindi, però il primum movens, cioè il primo da interpellare in questo caso, ritengo sia il dentista ortodonzista. Beh, questa è una vexata questio, ecco, su quali siano le priorità. È ovvio che anche dal punto di vista odontoiatrico, nel momento in cui ci sia un problema acuto, per cui tonsille molto infiammate, adenoidi infiammate e dopo ripetuti accessi, allora lì insomma la terapia chirurgica otorinolaringoiatrica è quasi dovuta. Per il resto un'attività di prevenzione, diciamo, di attenzione alla conformazione anatomica dell'apparato stomatognatico, che confina ovviamente con le fosse nasali, con le vie aeree respiratorie alte, è molto importante appunto in questa collaborazione. Volevo però farle una domanda. Si fa un gran parlare in questi tempi di postura psicoemozionale o di quanto le emozioni, diciamo, si stratifichino un pochettino nel soma, e quindi anche nelle malocclusioni dentarie si riscontrano spesso delle corrispondenze tra una certa forma di indole. Ecco, dal punto di vista pediatrico, l'attenzione quindi ovviamente alla parte somatica, ma credo che altrettanto all'aspetto psicologico sia dovuto. Ecco, cosa ci può dire in merito? Dunque, qui entriamo in un campo che va discusso, perché le cose, come si dice, non sono mai legate a un rapporto diretto tra il pediatra ed il paziente, perché il destinatario, cioè il paziente, è il bambino, cioè, ma devono essere sempre mediate attraverso i genitori. Il concetto è questo, che in effetti cattivi atteggiamenti, cattivi usi, riflessi condizionati, perché chiaramente nel ragazzino più grande passiamo dal ciuccio, passiamo però anche alla masticazione della penna o comunque al ciucciare degli oggetti o comunque anche a degli atteggiamenti psicosomatici, perché è un fatto ormai riconosciuto, possono comportare anche il coinvolgimento di qualche altra figura che alle volte è riconosciuta, altre volte no, viene guardata molte volte con sospetto, quale l'osteopatia, per esempio, può rientrare come aiuto e sollecitazione
Ecco. Altra figura importante è la logopedia, perché chiaramente non dimentichiamoci che la lassità di certi muscoli orali può comportare, e il cattivo uso del cavo orale può comportare una malposizione e quindi un'alterazione ossea. E noi su questo lavoriamo, e su questo lavorano i dentisti con risultati, ripeto, spettacolari, che prima erano chirurgici, e su questo Vicenza è stata una delle culle della maxillofaciale, sì. Con interventi che erano demolitivi prima, ma adesso con i nuovi strumenti, con i nuovi apparecchi ortodontici, avete rivoluzionato tutto quanto, cioè parliamo dei dentisti e ortodontisti, si è rivoluzionato tutto, soprattutto nel ridurre anche quello che è l'invasività stessa, e quindi facendo sì che, lavorando su linee di forza e attive e passive, così vengono definite, noi riusciamo a ottenere delle modificazioni di questo cavo orale fino a raggiungere il risultato desiderato. Beh, grazie e complimenti anche per la sua competenza odontoiatrica. Questo è molto importante, perché diciamo il consiglio del pediatra in questo set terapeutico, che prevede una multidisciplinarietà, come richiamava prima il dottor Grillone, è fondamentale. Ecco, se è vero, come diceva Bernard, che la funzione crea l'organo e poi l'organo la mantiene, è fondamentale che ci sia, proprio durante la fase evolutiva, quindi della formazione dell'organismo, del soma, una particolare attenzione a che le funzioni siano corrette, quindi le funzioni correlate al cavo orale, la respirazione, la deglutizione, abbiamo citato la masticazione, ovviamente siano controllate. Ecco, se c'è anche l'occhio del medico dei bambini, che è il pediatra, questo ovviamente conforta maggiormente. Io ringrazio il dottor Giuseppe Grillone, che ci ha aiutato a lumeggiare alcuni aspetti tra quelli più caldi che sentiamo tutti quanti i terapeuti essere molto particolarmente sentiti, e quindi spero che i suoi consigli siano utili ai nostri telespettatori. Ringrazio quindi i telespettatori che ci hanno seguito fin qui e do loro appuntamento a Salutaria per parlare di cose che portano salute. Arrivederci. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita.